Ciao Ninetti e bentornati in un nuovo video sul canale in cui scopriamo creazioni in resina e prevedo alquanto disagio, perché io oggi ho colato la resina, intanto c'è anche uno spoilerino qui e dopo vi spiego perché questa è già scoperta, è la lettera N di Nina con i fiori inglobati, degli stampi che ho preso abilmente e il disagio che prevedo sarà ben visibile in questo video è il fatto che io abbia delle mani un po' incollate di resina. Perché non so cosa è successo, nel senso, non riesco veramente a capire cosa sia successo oggi con la resina, perché vi faccio vedere. Tipo, no, no, non sei tu, sei tu. Tipo, le creazioni sono tutte ormai asciutte, questa qua è tipo, è in alcuni punti dura, ma se provo poi a tirarla via dallo stampo, vedete che si allunga, cioè si crepa. Non lo so, cioè vi giuro, non lo so, perché poi le altre colate insieme invece vengono via tranquillamente, quindi non, vi giuro, non riesco a capire. Credo che, siccome ho colato un sacco di volte la resina, penso che una delle colate che ho fatto, il problema è che l'ho colata in tanti stampi diversi, quindi mi sembra strana questa cosa. Comunque, penso che una delle colate che ho fatto l'ho mescolata forse troppo poco, non me ne sono neanche resa conto, perché non so se questa tazzina catalizzerà, probabilmente lo farà fra qualche giorno, io aspetterò invano, penso, però vabbè, speriamo vada bene alla fine. E in più l'altro disagio probabilmente sarà in questo stampo, dove però c'è da dire che la colpa è la mia, cioè sono scema io perché ho usato per colare in questo stampo la resina veloce perché appunto ho preso ad abilmente alla fiera gli stampi per realizzare la scritta Nina e siccome ho preso, e ovviamente ho preso una sola N per non prenderne due, no? E quindi ho pensato che vabbè scopro la N e poi la ricolo, però ho usato la resina veloce e in uno spessore del genere la resina veloce Creation non va messa perché lo spessore è troppo alto per far sì che la resina catalizzi nel modo corretto e cos'è successo? La resina è andata in ebollizione e questo è ciò che è accaduto. E mi dispiace tantissimo perché ci tenevo un sacco che venisse bene per farvi vedere il nome completo in resina, soprattutto ci avevo inglobato la frutta secca dentro che non vedevo l'ora di usare. E quindi, sì, insomma, vabbè, penso che questo sarà da buttare, anche perché da dentro si vedranno tutti questi casini che ha fatto la resina, vabbè, comunque sia. Allora, intanto come vi dicevo, ho le mani un po' appiccicose perché man mano che sposto stampi trovo quella parte di resina più appiccicosa. Intanto, come vi stavo facendo vedere, appunto, adabilmente ho preso le lettere e ho già realizzato la prima N, dovrò farne un'altra con i fiori secchi dentro, io la adoro, mi piace tantissimo perché poi messa su un mobiletto viene davvero una cosa super super carina e penso che poi me le vedrete usare per abbellire il mio angolo creativo molto presto e questi sono dei petali del fiore che sta dietro perché avrei dovuto colare un po' di più, ma lui ha deciso di salire a galla. E lo odio per questa cosa tantissimo. Comunque, questa è la prima N e ci sarebbe stata, io la vado a scoprire subito perché ho tipo il terrore nel cuore, ci sarebbe stata, allora andiamo lettera per lettera, abbiamo la N, qui c'è la I e niente, speriamo che la I sia venuta bene. Questi stampi sono fighissimi comunque, mi piacciono tantissimo, poi sono belli lucidi e sono super contenta di averli presi ad abilmente. Allora, aiuto. E niente, anche qui ci sono delle gocce di resina appiccicose. Secondo me una delle colate, devo, sicuramente non lo so, qualcosa gli è successo. Allora, sì, questa è lei, ecco, se vedete cose strane, non sono davanti, ma è il retro, perché ecco, vedete, i fiori sono tutti saliti a galla e ovviamente creano l'effetto ondulato, però so che per la prossima volta devo semplicemente prima inglobare i fiori in uno strato e poi metterci altra resina in modo che si livelli tutto. Però abbiamo la N, abbiamo la I e sì, avremmo anche l'altra N. Oddio, che paura immensa. Ok, lo stampo è ancora salvo, qui è soltanto le impronte. Dovrò lavarli purtroppo questi stampi già. E insomma, ecco, come pensavo, sì, la resina è ufficialmente assolutamente andata nel... Cioè, questa parte è fighissima, devo dire, perché sembra che
abbia buttato l'arancia, ecco, sì, sembra veramente che abbia buttato la fetta d'arancia nell'acqua e avesse fatto quell'effetto splash. Non so se avete presente, dà proprio quell'effetto, anche perché qua ha fatto tipo, non lo so, così. Però sì, è andata assolutamente in ebollizione perché ho fatto anche queste bolle e niente, quindi ho sbagliato questa cosa, l'ho davvero sbagliata e penso semplicemente che questa andrà dritta nel cassonetto e mi dispiace un sacco perché ci tenevo tanto a farvi vedere le fettine di arancia, quindi sì, e là dovrebbe essere venuta bene, dovrebbe essere l'unica brutta, dovrebbe essere la N. E qua dobbiamo fare super attenzione perché non voglio assolutamente che si rompa lo stampo. Penso che qua andrà messo un po' di distaccante, ok? E abbiamo anche la... Oddio, ok, là è venuta bene. Anche qui stessa cosa. Gli effetti che vedete di strani ai lati sono i fiorellini che sono risaliti dietro. E ho fatto anche un sacco di bolle perché in realtà è la prima volta che uso stampi così larghi. E sì, questa cosa che vedete dentro è il riflesso di questo. È la prima volta che uso stampi così larghi. E sono bellissimi, ma ci vuole un attimo di attenzione in più. Nel senso, quasi nessuna delle resine che ho possono essere realmente utilizzate per colare cose con spessori così alti. Quindi, tecnicamente, la prossima volta che farò la scritta, colerò prima un pezzettino da 1 cm, poi magari un altro, farò a step perché altrimenti se faccio così e indubbiamente si creano troppe bolle, si ha la possibilità, cioè si bruciano le cose, quindi purtroppo non è un lavoro che si può fare con tutte e tutte le resine, lavorare così in doppio, però vabbè, ho imparato dai miei errori, quindi la prossima volta la scrittanina sarà più carina, però devo dire che diciamo che alla fine, a parte l'errore dell'aver colato troppa resina tutti insieme sopra i 3 centimetri. Comunque, a parte l'aver fatto questa cosa che indubbiamente ha fatto sì che si rovinassero un pochino, questa N neanche si tiene tanto in piedi. È super carina, mi piace tantissimo come verrà, come ci starà e penso che verrà sempre più carina e sempre meglio con vari effettini tipo anche con l'Angelina Film. Però è così, farò di nuovo l'N perché questa qui intanto alla fine mi piace, però penso che ne farò ancora. Ok, tolte le lettere, un altro stampo nuovo che ho preso adabilmente è questo qui, che poi in realtà Maria di Petit 3D mi ha spiegato che probabilmente, perché gliel'ho fatti vedere, e mi stava dicendo che molto probabilmente questi qui sono gli stampi di un artista che praticamente su da AliExpress dalla Cina gli rubarono le forme e le misero in vendita. Io purtroppo non lo sapevo, quindi ho acquistato lo stampo perché vi dico molto semplicemente ho scelto lo stampo intanto solo per queste due forme. Vi dico molto semplicemente che mi piacciono tantissimo, quindi l'ho acquistato veramente con gusto perché mi piace davvero tanto. Quindi non so effettivamente se siano le sue e se sono le sue dovrebbe essere l'artista, oddio, credo si chiami Raven Cotino. E se sono le sue mi dispiace di aver comprato una cosa che insomma capirete bene, però sono veramente troppo troppo carine e niente, vediamo se mi sono venute bene intanto. Oh, oddio che bella! Oddio, ma quanto sono carini! No, vabbè, mi piace tantissimo. Allora, questa è la palacettina con un piccolo teschietto qui che tra l'altro è piccolissimo e piace tantissimo ed è davvero bella. E come potrete notare ho colorato prima un pochino le ali, ovviamente il teschio con uno dei pigmenti Cat Eye di Le Bimbi. E poi ho buttato le gocce di colore come ormai faccio sempre sul retro perché mi piace tantissimo l'effetto quasi di vetro colorato che dà. Vediamo com'è venuta anche questa che dovrebbe avere una piccola falena. Oddio che bella anche questa! Mi piace, oddio, cioè ma guardate le mani! Cioè queste, no vabbè, ok ragazzi vi faccio vedere questo e mi vado a lavare le mani. Questa anche è bellissima, troppo troppo carina. Ci ho colato un po' di resine di troppo perché c'è il buchino dietro che è pieno. Però è super carina, mi piace tantissimo l'effetto. È veramente troppo troppo carina. Sono super super belle. Fatemi sapere nei commenti se lo sapete con assoluta certezza se sono le sue. Io ancora non sono andata a vedere il suo Instagram, quindi non so se sono le sue. Però sono davvero bellissime. Non vedo l'ora di crearle ed usarle in vari modi. Perché non lo so, mi piacciono. Poi hanno una dimensione veramente veramente carina. Sì, meritano tantissimo. Sono
Secondo me questi anche con qualche fiorellino inglobato dentro ci stanno bene. Ho inglobato nelle mie amate piccole tazzine teiera le fettine di arancia, che era una vita che volevo inglobare la frutta secca nella resina. Vabbè, questa qui ormai direi di poterla lasciare e non lo so, farà qualcosa nella sua vita questo povero stampo. E comunque, perlomeno vedremo come sono all'interno di queste due. E spero siano venute bene perché trovo che siano super super carine all'interno di tazze teiere per fare un infuso o un tè all'arancia. Quindi penso che possano essere super super carine. E ok, vediamo come sono venuti. Spero si sia catalizzata abbastanza la resina, perché queste ovviamente sono più piccole, quindi la resina... No, comunque è proprio appiccicosa, raga. Cioè, è veramente appiccicosa. Io non lo so. Oddio, no. No. Ok, è venuta fuori, ma avevo visto che è qui davanti. Oddio, però che carina. Mi piace tantissimo la fettina d'arancia. Ci sta troppo carina. Vabbè, gli lascerò del tempo per catalizzare, ma in alcuni punti è proprio... No, ragazzi, secondo me ho proprio sbagliato mentre mescolavo della parte di resina. Non l'ho mescolata abbastanza. Sì, no, pure qui è tutta, vedete che... No, anche qua. No, uffa. Uffa, sono tristissima perché è carinissima con la fettina di arancia, però no, devo proprio aver fatto qualche danno perché sono proprio, cioè, ecco, sono appiccicose. Io sono sicura di aver mescolato una resina troppo poco, cioè una delle varie colate che ho fatto, devo aver fatto qualche errore stupido, ma l'ho fatto perché, ecco, vedete, è anche... Oddio, questo è carinissimo, mi piace un sacco perché l'arancia entra precisamente all'interno. E sì, se vedete, ha fatto anche un sacco di bolle, credo che sia perché comunque, voglio dire, l'arancia ha un sacco di spicchi, anche se secca penso abbia creato proprio delle bolle, che in questo caso non ci stanno neanche male. No, è carinissima. Oddio, mi piace tantissimo con la fettina d'arancia dentro. No, vabbè, è un set troppo carino e io vorrei usarle per una collezione proprio così, cioè vorrei usarle in set. Se magari asciugassero, spero che questi asciugano perché altrimenti dovrò colarne un'altra uguale, però spero asciughino perché sono troppo carine. Quindi vabbè, incrociate le dita per me. E a questo punto non resta che andare a vedere invece questa mega planchettona. In questa planchette e in questa board ho inglobato invece, se avete visto il vlog della fiera abilmente, ho preso tanti fogli trasparenti stampati. Qui ho inglobato appunto le farfalle ed un fiore e anche una fettina d'arancia, perché stavo presa bene, volevo metterlo dappertutto, anche se qua non so quanto ci sia. E qui anche fiori e farfalle. E questa volta noterete che ho voluto lasciarle trasparenti invece che colorare il retro. E oddio, no, vabbè, no, raga, no, oddio, sono troppo contenta, ma che carino. Poi bella su trasparente è fighissima questa, cioè bello, si vede per bene tutto, le ali sono perfette, ecco, questi fogli che ho preso sono perfetti per la resina, ora ne siamo anche più sicuri. Mi piace che sul retro comunque poi sono stampati con il bianco, quindi non diventano troppo trasparenti, di conseguenza si vedono benissimo. La fetta di arancia qui si vede bene e sì, sappiamo che è proprio questa a fare anche un po' più di bolle, che in realtà non mi dispiacciono, però è super carina. No, vabbè, questa mi piace tantissimo, ci stanno veramente bene. Belle, 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 belle. Oddio, che carina, sono super contenta. Spero troppo, troppo che piaccia anche a voi, perché almeno qualcosa in questo scopriamo è venuto bene. E mi sono resa conto che non ho più le cose che ho scoperto. Ecco, erano troppo spostate, mi piace vederle qui. E siamo giunti all'ultima creazione, su cui penso ci saranno un sacco di bolle, perché mi sono dimenticata, come potrete notare qui, di passare lo stuzzicadenti tra le lettere, cioè della serie. Ve l'ho detto che questo sarebbe stato lo scopriamo del disagio, però ho grandi aspettative, quindi speriamo bene, ragazzi, speriamo bene, perché qui poi ci ho messo anche questi, quindi non lo so, speriamo bene. E voilà, oh mio Dio, no, vabbè, già mi piace, no, oh mio Dio, no, raga, oh mio Dio, ma quanto è bella. Sto riscoprendo un po' il fatto di lasciarle in trasparenza, perché stavo facendo sempre gli sfondi colorati, ma anche in trasparenza devo dire che non mi dispiacciono per niente.
Oh mio Dio, è bellissima! Se le ultime cosine, tra l'altro, si asciugano, diciamo che nel disagio troveremo la speranza, perché comunque mi piacciono da morire. Questi due sono venuti tipo fighissimi. E niente, spero tanto che vi piacciono e ovviamente saranno disponibili se finiranno di catalizzare nel modo corretto, quindi non vi preoccupate. E niente, trovo che siano super carine, mi piacciono tantissimo, sono super contenta. Spero che anche queste cosine qui catalizzino per bene perché sto preparando una piccola idea di collezione su cui usarle e niente, ci terrei che venissero bene così come anche la scritta. Che non vedo l'ora di utilizzare, capirete poi bene anche dove la utilizzerò e perché la utilizzerò. Detto questo, bene, fatemi sapere qual è stata la vostra creazione preferita. Se volete altri video con frutta secca inglobata nella resina, perché eventualmente cerco di trovare altri tipi di frutta secca, fatemi sapere cosa ne pensate. Quindi, di tutte le creazioni, vi mando un bacione gigantesco e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!